chiamano strumenti a corda quelli il cui corpo vibrante è costituito da una o più corde tese. Ho la fortuna invece di trovare, anzi c'è un mio amico che mi ha consigliato, che gli animali non mangiano, qui veniva buttata via, perché è inutile. Allora io l'ho cercato di utilizzarla come combustibile. Quando si parla di agricoltura e di manufatti edili, spesso si dimentica che nella maggior parte dei casi un manufatto edile non viene fatto per sbaglio, ma dietro le spalle c'è non soltanto le tecnologie che permettono, che fanno in modo insomma, che questo possa essere fatto, ma soprattutto hanno un grossissimo impatto simbolico. Per cui quando si fa una casa, ognuno di voi quando si mette nella condizione di fare appunto la propria casa eccetera eccetera utilizza non soltanto delle tecnologie, ma utilizza anche un universo simbolico che fa parte poi del modo con il quale noi intendiamo fare la casa, per cui se la dovessero fare, che ne so, appunto da altre parti non utilizzerebbero una divisione tra la camera da pranzo, dalla cucina eccetera eccetera, mentre se la fanno in posti in cui per esempio esiste un comunitarismo molto più accentuato, questo modello simbolico cambia, diventa un'altra cosa. Questo perché lo dico? Perché in realtà quello che noi spesso e volentieri perdiamo quando si parla di architettura è che spesso e volentieri si parla insomma della parte diciamo così tecnologica eccetera eccetera e poi ci si dimentica che poi dentro quelle case ci va dalla gente, non è, e per cui ci va dalla gente con il proprio costrutto ideale, per cui ha necessità di utilizzare la casa in una certa maniera. Diciamo così, nell'ultimo secolo, nel Novecento, purtroppo spesso e volentieri molti di questi dibattiti sono stati un po' abbandonati e si è molto di più andati a incidere sui problemi tecnologici. Certamente esisteva le città sono passate, voi pensate una città come Firenze che è passata di botto nell'arco di un secolo da neanche 100.000 persone a 500.000, così tutte quante le altre, eccetera, eccetera. Per cui in realtà il fatto tecnico, il fatto di costruire, come costruire, perché costruire una certa maniera, eccetera, eccetera, diventa più importante del fatto di come uno poi doveva andare ad abitare quella casa. Per cui spesso e volentieri questo tipo di modello architettonico ha generato molto spesso delle tecnologie che non erano direttamente collegate con l'industria, tutto questo dibattito in realtà da un po' di tempo a questa parte, insomma negli ultimi 50 anni, comincia ad essere visto in maniera diversa, per cui si cerca di trovare metodologie che diano la possibilità da una parte di essere tecnicamente ineccepibili. Tra l'altro bisogna anche ricordarsi che nei prossimi anni, nel 2018, ci saranno direttive e normative europee che ci diranno anche come dobbiamo fare certi risparmi energetici, eccetera, eccetera, per cui queste tecnologie dovranno essere tra l'altro portate molto avanti. Ma si sta cercando di capire anche perché poi uno deve abitare una casa e come la deve abitare. Per cui il problema queste correnti dell'architettura, dall'architettura sostenibile eccetera eccetera ha a che fare anche con questo modello di nuovo tipo di progetto che da una parte spesso volentieri può anche recuperare metodologie diciamo così del passato che riprende e le rinnova per i tipi di moderni che noi possiamo o contemporanei che noi possiamo avere, ma cerca anche di fare in modo che di recuperare tecnologie che spesso e volentieri sono state abbandonate, ma che in realtà sono poi delle tecnologie che possono essere, possono veramente riprendere diciamo così, la possibilità di avere una serie di possibilità all'interno di quelle case che diano una veste migliore e un modo migliore di vivere di quello che abbiamo oggi. Sicuramente basta guardarsi semplicemente quello che succede insomma dall'Ottocento in poi, per esempio, tanto per dire, è una cosa che ricordano quelli che parlano di teatro, fino a quell'epoca nessuno parlava mai del fatto che la tua voce o il tuo modo di vivere la casa potesse essere individuato dal vicino. Perché? Perché in realtà
le case erano fatte in modo che diciamo così, certe forme di intimità venissero rispettate. Se voi invece guardate tutta la cinematografia, la cosa, eccetera, eccetera, vi accorgete che invece questo tipo di problemi sono problemi, non so, cioè il vicino che sente, quello che si appoggia alla porta, che, cioè c'è proprio un modo diverso di intendere il modo di vivere le abitazioni e soprattutto anche di vivere le città. Per cui adesso mi provo, perché sennò così stiamo preso a fare queste fesserie. Però do la parola ad Antonio Lozano, perché è inutile che per voi che siete in Italia, è inutile che lo presenti più di tanto, insomma. Sì, grazie Claudio, non credo che ha molto insistito, perché io aprissi insieme attualmente agli amici a tavolo i lavori di questa iniziativa, io ho accettato volentieri perché, diciamo, i temi che stasera emergono, che verranno trattati, non da me che faccio una brevissima introduzione, ma insomma appunto dei relatori, mi sono personalmente cari, sono per il mio mondo, che è un mondo, diciamo, che lavora sull'architettura, sul territorio, sono centrali, ci abbiamo lavorato per decenni, io e tanti amici e colleghi, che sono molti dei quali sono anche in sala, e effettivamente è gratificante oggettivamente vedere che una delle questioni centrali dell'identità, cioè la forma dello spazio di vita delle nostre comunità, i nostri centri storici, il territorio storico, ma nella loro consistenza materiale, non soltanto nella tradizione, è ridiventata centrale, no? C'era un tempo in cui anche i più accaniti sostenitori dell'importanza dell'affermazione, diciamo, dell'identità, per esempio della lingua, non parevano, almeno nei fatti, no? Nelle loro case spesso, altrettanto convinti dell'importanza di questa forma non solo esteriore, ma strutturale, no? Della nostra, ripeto, delle nostre comunità e della nostra identità. La questione che avete messo al centro qui nel titolo, antiche tecnologie, nuova architettura, ha moltissimi significati. Adesso Fabrizio Carola ce lo farà vedere in modo concreto, come con antiche tecnologie si può fare nuova architettura, e quindi vi risparmio commenti, perché niente meglio delle sue immagini, penso, lo dimostrerà, no? Però diciamo che è un modo di evocare quella che per l'uomo contemporaneo è forse la questione fondativa oggi, il rapporto tra la storia e la modernità. Allora, l'architettura è un modo, ripeto, molto evidente, molto, che ha la verità delle cose materiali e concrete per ragionare su questo rapporto. Era più o meno questa stagione, nel 1990, quando facevamo il primo convegno in Sardegna, naturalmente, su questo grande patrimonio della costruzione mediterranea, che sono le architetture in terra cruda. Detto adesso, oggi sono passati 23 anni, insomma sembra, no, già più normale. Allora, molti colleghi, molti amministratori lo vivevano come una provocazione, perché, come diceva il grande Eugenio Galbieri, alla terra cruda era associata una sensazione culturale, di una percezione di disvalore, cioè Galbieri parlava di vergogna
che avevano maturato gli abitanti dei luoghi della modernità ancora costruiti con i mattoni che allora spesso si chiamavano di fango, no? Quindi associando tutta la precarietà, tutta la negatività che per l'utilizzo contemporaneo questo concetto aveva. Nel 90 cominciavamo a affermare questo non soltanto in un convegno universitario, perché c'erano tanti colleghi delle professioni, tanti amministratori, no? Cominciavamo a dire che bisognava fare cose concrete, leggi, piani, che bisognava costruire nuove filiere, perché non si può nemmeno difendere un patrimonio passato se questo patrimonio non ha senso per noi oggi, no? Oggi abbiamo, che come diceva chi ha introdotto, parliamo di architettura sostenibile, la mettiamo al centro dello sviluppo futuro, cioè il programma, lo sfondo europeo che guiderà i prossimi finanziamenti per le regioni appunto coinvolte nei piani operativi europei per lo sviluppo, Horizon 2020, pone la questione della sostenibilità, dell'efficienza energetica, del patrimonio in sede attivo al centro del suo, di una delle grandi filiere dello sviluppo, no? E noi siamo tutti convinti, credo ormai, che se c'è una qualche sfida, diciamo, nel mondo globalizzato, l'Occidente e anche la periferia dell'Occidente, che forse noi siamo, ci si può collocare bene dentro se lavora sulla qualità dell'ambiente, se lavora, non ha certo senso competere sul costo del lavoro, non ha certo senso fare politiche della quantità. La quantità ce la siamo giocata tutta, siamo pieni di case che sono quanto di più energivoro, quanto di più dissennato si può immaginare dal punto di vista del consumo, della produzione di CO2, degli effetti climalteranti. Dobbiamo impostare un nuovo modello di sviluppo fondato su un altro modo di costruire il nostro ambiente. E da questo punto di vista il ragionamento sui materiali a costo zero, a chilometro zero, su ciò che è locale, naturale, è una provocazione salutare, ed è più che una provocazione, è una linea che è praticabile, che già comincia ad essere praticata, no? Naturalmente, ripeto, il rapporto tra la storia e la modernità non può essere però tutto giocato arroccandosi sulla conservazione, no? Perché è probabile che in questo modo perdiamo anche quello che pensiamo di conservare. Noi dobbiamo, credo, riuscire a fare quello che adesso Fabrizio Carola ci mostra, cioè dare una prospettiva che metta insieme radici e le condizioni di uno sviluppo sostenibile. Dobbiamo criticare a fondo il modello di sviluppo tradizionale, che è quello che nel mio mondo, no, era tutto centrato sull'uso del cemento armato, sull'uso che non è da demonizzare, ma era più il valore culturale, no? Il significato profondamente culturale che il cemento armato a un certo punto ha assunto, no? Che è stato devastante nei confronti di tutto quello che era invece il prodotto della storia, il prodotto della natura, il prodotto di una dimensione locale. Questo l'elemento su cui bisogna lavorare, questo è il punto che bisogna chiarire. Non è una battaglia contro la modernità quella che dobbiamo fare, è una battaglia per una modernità sostenibile, culturalmente consapevole, portatrice di identità e di qualità dei nostri territori. E va bene, insomma, diciamo che mi posso anche fermare qui, credo che insomma, il
parterre degli interventi di stasera sia tale che sono questi che vogliamo sentire, e se adesso il Fabrizio Carola che interviene dopo di me, sono onorato di aver potuto in qualche misura introdurre il mio amico e collega Fabrizio Carola, che siamo tutti credo ansiosi di sentire, di ascoltare, di ammirare. Grazie.